6 7 di Provincia TV Newsroom. Newsroom. Bentrovati a una nuova puntata di Newsroom. Quest'oggi parleremo di Civitavecchia, parleremo in generale di turismo. Lo facciamo con il delegato al turismo del comune di Civitavecchia, Gabriele Serrao. Ciao Gabriele. Salve a tutti e grazie per l'invito. Allora, a più di un anno dall'insediamento, della nuova amministrazione, facciamo un primo bilancio sia nel tuo ruolo appunto di delegato al turismo. Allora, diciamo che l'esperienza è veramente, veramente difficile e complicata, anche perché le difficoltà che già immaginavo esistessero quando decisi di accettare questo incarico, in realtà le ho scoperte ancora più grandi. Fondamentalmente ci troviamo di fronte ad una situazione in cui non riusciamo ad avere come ufficio e come servizio degli adeguati appostamenti di bilancio in ragione della scarsità complessiva delle risorse. E soprattutto ci sarebbe necessità anche di una complessiva ristrutturazione anche del servizio. Avremo bisogno di maggior risorse anche di carattere umano, perché per come intendo io oggettivamente la funzione di programmazione e di sviluppo turistico, molto probabilmente il personale che attualmente è in pianta organica non è sufficiente. C'è un grandissimo impegno da parte di tutti, però comunque una città con le nostre caratteristiche probabilmente dovrebbe vedere potenziato il proprio servizio, il servizio turismo. Non dispero che questo possa accadere, anzi è oggetto di confronto continuo con i vertici dell'amministrazione. Insomma, siamo in attesa che si creino le condizioni materiali per ottenere questi piccoli vantaggi. Gabriele, ti faccio una domanda generale, diciamo così. Tanti sono stati gli esponenti politici, ma soprattutto amministratori che ho intervistato, e più o meno il discorso è sempre lo stesso, ossia che non ci sono fondi. Non è per chi appunto ha un incarico come il tuo un po' deprimente comunque avere magari tante idee, diversi progetti, ma poi non poterli realizzare, perché poi alla fine quello che appare al pubblico, quello che appare ai cittadini, è l'esponente appunto che si occupa, il delegato che si occupa di turismo, che magari propone diversi progetti ma poi non ha le possibilità. Anche Stefano Giannini con le politiche giovanili appunto mi segnalava che tanti erano i progetti, le idee che aveva, ma poi non aveva appunto i soldi a disposizione per poterle realizzare. Sì, sì, è assolutamente frustrante. Devo dire che in realtà in molti momenti di questa esperienza amministrativa ho dovuto far ricorso a delle buone dosi, iniezioni di autostima, ricordando quello che poi in altri settori della mia esperienza professionale in campo turistico sono e siamo con i miei collaboratori riusciti a realizzare, grazie però appunto alla esistenza di condizioni differenti. Oggettivamente è così, idee ce ne sono molte, progettualità in campo ne sono state messe tante, però di fatto poi ci scontriamo sempre con questo ostacolo enorme che è la mancanza di risorse. Purtroppo molto più che in una qualsiasi altra organizzazione, ciò che deve passare nella pubblica amministrazione molto spesso necessita di risorse ingenti. Mi spiego, molto spesso la flessibilità che uno ha facendo impresa privata in un settore piuttosto che in un'altra ti consente di trovare soluzioni creative, no? Ricorrere a forme di collaborazioni, partnership, azzardare, trovare soluzioni, come dicevo prima, creative, intraprendenti. Con la pubblica amministrazione non è possibile, tutto è molto rigido, molto formale, molto spesso delle soluzioni che sembrano di assoluto buonsenso per ottenere un risultato diventano quasi impossibili per la burocrazia. Certo, non mi sto riferendo a un fatto specifico o comunque a un comportamento specifico della nostra amministrazione o a degli ostacoli specifici posti alla nostra amministrazione, parlo proprio di un sistema, di un apparato burocratico provinciale, regionale, statale, che oramai veramente è ingessato al punto tale che spesso si rende assolutamente impossibile anche l'iniziativa più semplice. Quali possono essere le ricette per far fermare i turisti che, ricordiamo, passano a milioni a Civitavecchia, per farli restare a Civitavecchia, secondo te? Ma guarda, io già da tempo non nascondo, ho sempre dato quella che era la ricetta che penso forse l'unica. In un mercato estremamente competitivo ed estremamente flessibile come quello del turismo, e in particolar modo
il turismo interpretato e declinato su un territorio dove il fenomeno è sostanzialmente massificato, quindi non stiamo parlando di un turismo d'élite fortemente motivato o clusterizzato al punto tale che si riesce a fare un'opera di come dire, convincimento e comunicazione una volta che l'utenza è giunta sul tuo territorio, no? Perché ha scelto di rimanere sul territorio, ma in luoghi come Civitavecchia, dove sostanzialmente siamo costretti a gestire il fenomeno in maniera quasi violenta, nel senso che arrivano queste grandi ondate di turisti con le quali non hai possibilità di interazione, particolare possibilità di interazione, devi riuscire a gestirle. Dicevo, in un mercato così complesso e competitivo e dinamico, dal mio punto di vista ci sarebbe bisogno di una struttura estremamente più agile e flessibile di quella che può mettere in campo un'amministrazione. Non dico nulla di strano, in tutte le grandi realtà turistiche d'Italia, specialmente nelle città portuali, esistono degli organismi, delle società strumentali, degli organismi giuridici che forniscono sostanzialmente servizi di supporto alle attribuzioni di promozione territoriale che hanno gli enti pubblici, insomma, ne posso citare decine. Ecco, la Proloco ad esempio potrebbe un po' aiutare in questo. La Prologo è uno strumento secondo me indispensabile, come sapete in questa città ha avuto delle vicissitudini, è uno strumento indispensabile che dal mio punto di vista può essere sicuramente una importantissima stampella dell'amministrazione pubblica per un determinato settore delle attività turistiche. È sicuramente importante per quanto riguarda la promozione del territorio, ma rimanendo in ambito territoriale. Cioè offrendo passeggiate all'interno del territorio di Civitavecchia, fornendo un buon servizio di accoglienza, valorizzando le tradizioni e la cultura locale. Però ripeto, a Civitavecchia non serve soltanto questo, a Civitavecchia serve essere presente in campo internazionale, serve essere presente con delle professionalità estremamente elevate per quanto riguarda attività di marketing e promozione, serve probabilmente anche dotarsi di alcuni servizi di carattere proprio tecnico che da un punto di vista legislativo necessiterebbero di autorizzazioni di carattere prima provinciale, adesso non so più neanche come dire perché fra poco, come abbiamo visto, le province non esisteranno più, probabilmente queste funzioni verranno accorpate alla regione. Quindi ecco, secondo me la Prologo è uno strumento importante che sicuramente deve rimanere, deve essere valorizzato, anzi lo stiamo facendo, però non è come dire, sufficiente per Civitavecchia, c'è bisogno di qualche cosa in più. Ho capito. Comunque sono diversi, diciamo, i progetti che stai portando avanti, anche se l'amministrazione comunale in questo momento ha avuto magari delle altre priorità rispetto a quelle del turismo. Ma diciamo che da un punto di vista come dire, di impostazione generale, io sento sempre vicino a me il forte appoggio da parte degli esponenti dei vertici dell'amministrazione perché credono molto loro per primi nella possibilità di uno sviluppo turistico. Certo, poi ripeto, bisogna fare i conti con i numeri, Certo. non si sfugge a Ad questa cosa. esempio, ho visto che adesso un progetto portato avanti da questa amministrazione comunale che tu stai sponsorizzando parecchio è questo delle Terme Taurine Festival, cioè praticamente fare comunque turismo sfruttando la cultura, un po' questo. Beh, oddio, diciamo questo certo è una delle ricette che ormai va per la maggiore da moltissimi anni. Turismo, cultura e ambiente sono il mix, chiamiamolo merceologico, anche se è brutto, ma è il mix di elementi attraverso il quale l'Italia sta cercando di riposizionarsi sul mercato internazionale. Anche se la struttura deputata del Ministero con questo nuovo governo in realtà è stata smantellata, cioè era proprio una struttura che era deputata al rilancio dell'immagine dell'Italia in campo internazionale, è stata smantellata, quindi vedremo che fine farà questa importante funzione. Dicevo, è uno degli elementi che deve essere sicuramente valorizzata la cultura per il rilancio dei territori. Noi stiamo facendo questo piccolo esperimento, ancora una volta siamo stati costretti a delle soluzioni di carattere creativo. E cioè abbiamo semplicemente cercato di stimolare gli operatori locali, quindi agenzie di viaggio, operatori, ristoranti, albergatori, chiunque abbia delle attività in campo, diciamo, ricettivo o alberghiero, abbiamo cercato di stimolarli nella creare dei pacchetti di accoglienza in occasione di questi importanti eventi estivi. Ovviamente il comune si è costituito sostanzialmente solo come volano per mettere in contatto questi soggetti, facendo leva sulla sua ovvia visibilità. Insomma, è chiaro che se l'ufficio turismo del Comune di Civitavecchia avvia un'iniziativa riesce ad avere una maggior presenza, no, dal punto di vista mediatico. Quindi abbiamo pensato di sfruttare questa
questa possibilità per, semplicemente per fare da, come dire, ecco, da volano per mettere in contatto queste realtà, cioè l'organizzazione del festival e il tessuto imprenditoriale Civitavecchiese, per vedere se riusciva a fiorire un'offerta. Alcune sono già nate, sono state pubblicate oggi, sono dei piccoli pacchetti offerti da una agenzia Civitavecchiese che è stata molto rapida, devo dire la verità, composta da ragazzi giovani, ha realizzato un buon prodotto e li stiamo comunicando sulle pagine Facebook del Termine Taurine Festival. Speriamo che ne arriveranno altre, anzi siamo stati contattati da altri operatori e siamo in attesa che ci invino anch'essi le loro proposte. Poi ti volevo chiedere, secondo te la parte centrale di Civitavecchia, che naturalmente è quella maggiormente predisposta per motivi logistici ad accogliere i turisti, è popolata comunque di civitavecchiesi che sono disposti ad accettarli? Cioè, mi spiego meglio, se Civitavecchia è ben disposta ad accettare il turista, perché poi ci sono anche delle comunità che sono proprio predisposte per assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è una delle attività che dicevo prima, secondo me potrebbe essere deputata ad un organismo come la Proloco, cioè la formazione all'accoglienza. Ripeto, io vengo da un mondo in cui l'accettazione delle diversità altrui e la comprensione delle diversità altrui, e quale altra persona è più diversa da noi rispetto a uno straniero che viene da decine di migliaia di chilometri di distanza, è l'elemento fondamentale per la comprensione e conseguentemente per l'integrazione. Integrazione poi, in termini, diciamo, di turismo, significa sostanzialmente accoglienza. Devo dire che non sempre riscontro in alcuni atteggiamenti concreti, non magari nella volontà, ma in alcuni atteggiamenti concreti, una totale predisposizione all'accoglienza nella nostra città. Non dico nulla di nuovo se ricordo come molto spesso i negozi in orari di sbarco sono chiusi, ma non mi sento per questo di criticare chi in realtà ha scelto quella strada, perché molto probabilmente dietro quella scelta ci sono tantissime altre difficoltà. Si tratta soltanto veramente di avviare un dialogo con queste categorie per cercare di trovare una soluzione di compromesso che sia giusta per loro e giusta per la città. La formazione all'accoglienza comunque è la prima cosa. In tutte le città il primo, diciamo, il front office dell'accoglienza turistica sono gli esercizi commerciali, quindi ci sarebbe bisogno di una formazione alle lingue, ci sarebbe bisogno proprio di formazione sotto il profilo delle tecniche semplici di accoglienza. Cioè, il lavoro da fare ce n'è veramente tanto, però ripeto, tutto ciò deve essere o finanziato dalla pubblica amministrazione o da enti superiori che ultimamente hanno peraltro anche ridotto i finanziamenti. Ad esempio, io una cosa che ho notato è un'assenza di senso della comunità che c'è a Civitavecchia, che invece magari in altri comuni anche del comprensorio c'è. Ad esempio, vedo come ci sono tantissimi volontari che lavorano agli eventi principali del comprensorio, sono proprio volontari, gente che si prende le ferie per lavorare a quelle che nei paesi magari possono essere gli eventi come il Palio da Lumiere o anche il Tolfarte a Tolf. Ecco, episodi del genere, eventi del genere a Civitavecchia secondo me non sarebbero possibili, proprio perché c'è un contributo dei volontari che invece magari a Civitavecchia è quasi assente. Diciamo che è minore in termini percentuali, però sicuramente c'è, ci sono persone di grande buona volontà, io ne incontro tante ogni giorno, ricevo comunicazione da parte di tanti ogni giorno, che anche magari manifestando insofferenza per la situazione difficile, però si offrono, anche addirittura alcuni oggi proprio mi hanno contattato sempre via Facebook dicendo se era possibile fare qualche cosa, insomma, per essere presenti in quest'estate civitavecchiese. E certo, poi nei piccoli paesi, nelle piccole realtà, il fenomeno assume contorni diversi e credo che sia poi comunque normale, dove la comunità è più piccola proprio dal punto di vista oggettivo, i legami di solidarietà sono sempre maggiori, tutti quanti si sentono maggiormente coinvolti. Il rapporto con Roma invece, Roma comunque è il motivo per cui noi abbiamo questo transito di turisti, però al tempo stesso la nostra spada di Damocle, perché naturalmente qualsiasi turista è più attratto da Roma che da Civitavecchia. Com'è il rapporto secondo te? Ma io in realtà provengo da un'esperienza professionale in cui esiste una dinamica assolutamente identica, cioè in un paese sudamericano in cui la grande star è il sito archeologico di Machu Picchu, tutti quanti vengono per vedere
Machu Picchu in realtà poi si riesce sostanzialmente a venderli, a farli innamorare di tutto ciò che c'è attorno e molto spesso poi peraltro i feedback che ci vengono rilasciati ci dicono che nemmeno poi Machu Picchu è stata la cosa più bella. Ecco, il rapporto che dovrebbe avere Civitavecchia con Roma più o meno è simile, bisognerebbe sicuramente far leva sulla sua grande visibilità a livello mondiale, sfruttarla come leva commerciale, ma poi riuscire anche ad intercettare quelli che sono i desideri differenti. E peraltro questo si traduce nel nostro caso specifico in un, come dire, anche in un buon segmento, perché tantissimi di quelli che vengono a Roma attraverso un mezzo di trasporto che è appunto la nave da crociera che attracca a Civitavecchia affinché la maggior parte dei suoi passeggeri riescano ad andare a Roma, in realtà poi porta con sé anche tante persone che per il fenomeno, insomma, dei cosiddetti repeaters, cioè quelli che hanno già navigato più di una volta, non vanno a Roma o che non sono proprio interessati. Oggi si stima che sia attorno al 40%-45% del totale, quindi dovremmo lavorare prevalentemente su quelli. Quindi Roma è sicuramente un grande catalizzatore. Essere così vicini a Roma può diventare un problema, ma ovviamente può anche essere una grandissima opportunità. Nel nostro caso è vera, sono vere tutte e due le cose. Ecco, tu sei riuscito a creare turismo in Perù, Sì. in alcune città del Perù che magari avevano meno turismo. Grazie al tuo intervento è aumentato il turismo, possiamo dire così. Sì, no, è Quali vero. blocchi invece ci sono in Italia che magari in Perù non ci sono? Vabbè, io la faccio molto semplice, anche se cioè, sembra brutto utilizzare questo spazio però per parlare della mia esperienza, ma lo faccio volentieri perché secondo me poi è emblematico di quanto sia difficile qua realizzare qualcosa. Noi siamo un gruppo di ragazzi civitavecchesi, in particolar modo siamo partiti in quattro, adesso siamo rimasti in due, noi abbiamo investito la cifra di 50 dollari. Siamo stati annotati, abbiamo creato una piccolissima impresa che adesso conta circa 10 dipendenti e attualmente siamo divenuti partner strategico dell'ente di promozione turismo peruviano, quindi del Ministero del Turismo, semplicemente sulla base della qualità delle iniziative fatte. Noi siamo rimasti sorpresi, ma oramai siamo corrispondenti quasi fissi per quanto tutti quanti i press tour di Mediaset piuttosto che Rai. Riusciamo ad avere una semplicità di entratura nel dialogo con le istituzioni assolutamente sorprendente, in un paese che viene considerato in via di sviluppo, che ha una rigidità enorme dal punto di vista del rispetto delle norme. E noi siamo soggetti sistematicamente a un controllo da parte della cosiddetta Agenzia delle Entrate peruviana che sistematicamente ci chiede di versare delle quote rigide di tasse in dodicesimi ogni mese, noi lo facciamo, a fine anno non abbiamo mai il problema dei controlli perché diciamo c'è un rapporto continuo e collaborativo proprio con le istituzioni, e si pagano delle tasse, si ottengono dei servizi, quindi c'è un clima complessivo, il sistema bancario che è eccezionale, assolutamente a distante anni luce da quello che è l'Italia, si va in banca tutti i giorni della settimana, compreso la domenica fino alle 8. Quindi diciamo un sistema che è impostato in maniera tale che rende semplice l'impresa, non per questo poi il paese che fortunatamente ci ospita ha un tasso medio di crescita dell'8% annuo. Certo. Poi un'altra domanda volevo farti, una curiosità, è notizia di tutti i giorni, è su tutti quanti i giornali nazionali, il discorso della pedonalizzazione dei fori imperiali. Il Sì. sindaco Marino infatti ha detto che questo potrebbe essere un freno per il Assolutamente, sono turismo. assolutamente favorevole. Secondo me nelle grandi città c'è bisogno di decisioni in alcuni casi drastiche e radicali che diano il segnale netto di un'inversione di tendenza. Secondo me fino ad oggi è stato un sacrilegio che una zona così bella fosse soggetta al traffico. Peraltro, insomma, penso che tutti quanti ce l'abbiamo in mente, no? Non mi sembra che ci siano necessità particolari per cui le macchine debbano transitare così Quindi vicine ai fori. anche tu, diciamo, Io sei sono assolutamente favorevole. favorevole, poi ricordiamo tutti la prima amministrazione di Dei quanto fu criticata, no? Quando volle pedonalizzare buona parte del centro. A me sembra che oggi probabilmente la gran parte dei cittadini non tornerebbe indietro. Certo, per decantare la decisione e per farla metabolizzare credo ci sia voluto qualche lustro, insomma, però ecco, i tempi sono quelli, i tempi di una coscienza collettiva sono quelli, però la decisione secondo me è assolutamente giusta. Parliamo del Termedorino Festival. Secondo te riuscirà a portare gente anche al di fuori del comprensorio? Cioè, i nomi sono così
così grandi da portare, da riuscire a provocare turismo? Perché comunque Roma vicino magari ha gli stessi spettacoli. Allora, diciamo innanzitutto che l'obiettivo principale del Terme Taurine Festival ovviamente non è quello di creare turismo, ma di iniziare un percorso. Iniziare un percorso che possa portare alla creazione di un evento che abbia le caratteristiche della ripetitività, della sostenibilità economica e del prestigio, in maniera tale che poi possa divenire un punto di riferimento di questa amministrazione e delle prossime che si succederanno, perché ovviamente è buon risultato di qualsiasi amministratore quello di lasciare qualche cosa che sopravviva a se stesso, no? Cioè è normale, noi, cioè quale altro risultato più bello si può volere se di vedere tanti sindaci magari, no, di estrazioni diverse, politiche diverse, che però in realtà celebrano la stessa cosa. Questo è l'obiettivo principale, cercare di riportare la grande qualità all'interno di una cornice eccezionale come quella delle Terme Taurine, che dal mio punto di vista potrebbe essere teatro e cornice permanente di tanti eventi come questi. Quindi diciamo che da un punto di vista qualitativo sicuramente sì, potrebbe in potenza essere un volano turistico, chiaramente però c'è bisogno di lavorare non certo una stagione, non certo un anno. Quest'anno probabilmente avremo una dimensione di carattere come dire provinciale o poco più, probabilmente l'anno prossimo si riuscirà ad avere una rinomanza anche magari regionale. Insomma, per una buona impresa, come tutti quanti sanno, il periodo di startup è 5 anni, no? Certo. Quella in realtà è una impresa, perché viene gestita con delle dinamiche imprenditoriali, e quindi penso che i tempi siano più o meno quelli. Allora, all'interno di un'amministrazione comunale ci sono appunto gli assessori e i delegati. Ci sono deleghe molto pesanti, come quella al turismo, ma anche quella alla cultura, che perlomeno per quanto mi riguarda, secondo me dovrebbero far parte della giunta, perché comunque l'assessore che ha voto in giunta ha molta più voce in capitolo sulle decisioni, sulla spartizione dei bilanci. Tu naturalmente sei delegato, sei stato incaricato del sindaco e fai il massimo, anche se poi magari stando in giunta potresti fare molto di più. Oppure secondo te anche da delegato si può lavorare benissimo anche se uno appunto non ha la carica di assessore? Ma non c'è una risposta ad una domanda così precisa, sono tantissime le valutazioni da fare. Certo, come assessore molto probabilmente chiunque, non soltanto il sottoscritto, ha più peso nel momento in cui si decidono gli equilibri di bilancio, in cui si riesce a supportare con maggior forza le proprie idee, le proprie convinzioni. Basti pensare semplicemente, insomma, che il sindaco ha tantissimi delegati, quindi è normale che non sia possibile per tutti noi essere presenti con la forza che ognuno vorrebbe avere nei momenti decisionali. Certo, poi dal punto di vista politico si potrebbe aprire la discussione se una città come Civitavecchia dovrebbe o non dovrebbe avere gli assessorati al turismo, alla cultura, però insomma io credo che le condizioni in cui è nata questa amministrazione fossero talmente particolari in cui era difficile riuscire a creare una giunta diversa rispetto a quella che in realtà poi è stata creata. Abbiamo visto come il tecnico e professionista e delegato Serrao ha appreso anche l'arte della diplomazia politica in questo anno di amministrazione. Io lo ringrazio di essere venuto qui ospite a Newsroom, grazie Gabriele, e ti do l'appuntamento naturalmente le prossime settimane. Grazie a voi e venite a vedere tutti gli spettacoli del Terme Taurine Festival, della rassegna jazz alla Cittadella della Musica e del Festival Rive Sonore del direttore artistico Mario Camilletti. Perfetto, allora l'appuntamento per i nostri radioascoltatori e telespettatori è sempre per domani alle 19:15. Grazie a tutti.